Questa sera mi occupo di una cosa della quale purtroppo mi occupo di rado, perché è uno dei grandi vanti dell'Italia, ovvero sia la musica lirica, e nel caso particolare ho il direttore del coro lirico siciliano Francesco Costa. Noi chiuderemo poi con un paio di minuti su Rigoletto quando vedremo questo coro in azione. Francesco, perdoni la mia ignoranza da uomo che non è certamente addetto ai lavori, ma si parla tanto di lavoro di squadra, credo che il coro sia il massimo del lavoro di squadra. Esattamente, innanzitutto buonasera a tutti e grazie dello spazio che ci riservate. È sempre un piacere, essendo come noi ci chiamiamo Coro Lirico Siciliano, proprio perché crediamo fortemente in questa nostra meravigliosa terra e siamo veramente fieri di essere veramente siciliani, perché è proprio una terra degli dèi che ha dato i lustri ai grandissimi compositori, un a caso lo stesso Bellini. E aver creato questo coro significa aver dato allo stato attuale veramente una possibilità di lavoro a tantissimi giovani che si diplomano al conservatorio, e quindi con le difficoltà che questo settore, così come tanti altri, Dio santo ovviamente, stanno certo affrontando, il nostro settore, il coro lirico siciliano, è diventato veramente una palestra, una bottega di artigianalità, perché questo non è un mestiere che si può insegnare sui libri di testo, è un mestiere artigianale, così come l'opera lirica ci è stata tramandata, quindi frutto della tradizione, frutto dell'esperienza, frutto dei consigli. Perfetto, grandi, Francesco, ascolti un attimo, quanto c'è oggi, cioè al di là del fatto che, ripeto, è un vanto italiano, quanto sentono i giovani oggi questo discorso della musica, in particolare del coro, della parte corale della musica? Possiamo un certo smentire ormai questa opinione, questo comunist opinion che pensa proprio che il nostro settore fa odore di naftalina, completamente non vero. Certo. Nelle file del mio coro io ho giovanissimi di 18 anni, 19 anni, 20 anni che sono veramente appassionati, amano questo lavoro, amano questo genere di musica, e soprattutto i nostri teatri si stanno sempre più riempiendo di giovani, quindi, ma anche perché noi facciamo una vera e propria opera di decentramento culturale. Giusto, mi chiedo, un giovane, è chiaro, quando si inserisce in un coro, e questo è proprio il ramo suo, non deve partire dall'idea, non che deve sacrificare la sua individualità, ma che la deve mettere al servizio degli altri, che lui da un lato prende e dall'altro dà. E questa è la magia di un coro. La magia di un coro significa essere un sessantesimo, però quell'un sessantesimo contribuisce a creare una magia che forse da solo si è difficile creare. Cioè, la tua voce... La tua voce, la tua arte è a servizio della comunità. E mi creda, tantissime volte mi hanno chiesto di dirigere l'orchestra, ma io sono nato maestro di coro, perché la magia che si crea con le voci, ognuno con il proprio vissuto, ognuno con la propria sensibilità, e in 60 riusciamo a creare una energia unica che ci accomuna. Questa è la magia. Ma un direttore del coro come lei, le capita a un direttore del coro di vedere qualche ragazzo che potrebbe essere un ottimo solista anche? Ma senza ombra di dubbio, il coro è innanzitutto una grande palestra per stare sul palcoscenico, perché questo mestiere, come dicevo precedentemente, è un mestiere artigianale, si crea proprio sul palcoscenico, proprio sul legno del palco, e ci sono sicuramente molte voci che promettono una ottima carriera solistica, e sono il primo io ovviamente a lanciarli, a iniziare con dei ruoli di comprimariato, ruoli di fianco, sperando che, come dico sempre io, la carriera non si fa con la voce, ma si fa con la testa. Quindi, e mi dica un po', uomini e donne, qual è la percentuale media? Diciamo che ovviamente abbiamo tantissime donne che affrontano questo mestiere, ma anche gli uomini. L'unica cosa che però un pochettino ultimamente inizio a notare è che si inizia a scarseggiare con le voci gravi, con le voci da basso baritono. Ma questo penso che sia legato più a un problema anche prettamente fisiologico, no? Della nostra fisiologia che inizia a cambiare, però diciamo che 50 e 50, non c'è una prevalenza eccessivamente femminile, men che meno maschile.
Mi levi una curiosità, perché l'occasione di avere un esperto come lei ci consente di levarci qualche curiosità. Il vostro rapporto con l'orchestra qual è? O amore o odio, però solitamente amore, perché siamo entrambi due componenti fondamentali per la riuscita di uno spettacolo. Con l'orchestra, così come nel gergo si chiamano, sono le cosiddette masse artistiche. E mi creda, girarsi e ricevere molte volte l'applauso dell'orchestra significa un applauso di fratelli e che tuoi colleghi veramente apprezzano il tuo lavoro, ed è fondamentale che si crei una bellissima combinazione, una bellissima unione con l'orchestra, perché siamo entrambi i pilastri di una buona riuscita, sì, di uno spettacolo. Curiosità ancora, lei, io le faccio ancora 2-3 minuti, visto che ce l'ho davanti ne approfitto. Ma l'opera più difficile sotto il profilo del coro qual è? Opere difficilissime ce ne sono tante. Allora, io potrei dirle, come direbbero tantissimi colleghi messi di coro, le opere più difficili sono Pagliacci di Leoncavallo, piuttosto che Chenier, insomma questo repertorio anche, diciamo, di inizi Novecento. Però io, essendo siciliano, essendo catanese, non posso che essere ovviamente figlio del mio nome tutelare, che è Vincenzo Bellini. La difficoltà di opere come quelle di Bellini sono quelle di rendere una partitura che sembra di una facilità quasi scolastica, ma è questa la perfidia belliniana di opere che sono difficilmente facili. E là serve il grande artista, il grande musicista e soprattutto la sensibilità con cui si affronta. E quando noi facciamo Bellini, io vedo che i miei artisti del coro, che a volte iniziano a dire, se abbiamo fatto una sonnambula, no? Che questa è un'opera troppo lunga, un'opera mattone, dura 3 ore, eccetera, eccetera. Quando si ama quello che si fa, in modo particolare arrivavo Bellini, riesco a far innamorare di queste produzioni. Quindi potrei dire che musicalmente le opere più difficili sono sicuramente quelle del Novecento, le contemporanee, ma dal punto di vista vocale, interpretativo e soprattutto il fraseggio dell'estetica musicale, il nostro Bellini non è secondo a nessuno. Benissimo, allora praticamente se ci fosse un discorso tipo arancino o arancina, lei lo risolve alla catanese, dice il discorso non si pone neppure così. Bravo, è giusto, perché bisogna, ed è fondamentale, se uno ha la fortuna di venire da una terra che ha avuto grandi artisti in qualsiasi campo, nel caso particolare della musica, beh, è giusto difendere. Andiamo a chiudere, Francesco, ultima cosa. Che speranze abbiamo di futuro per queste occasioni di lavoro ai giovani, sinceramente? Dove? Questa è la nostra terra? In Sicilia? Sì, o all'estero? No, allora, in Sicilia. Cominciamo dalla nostra terra e in un minuto andiamo anche avanti. Brevissimamente, in Sicilia sono felice che mi hanno definito il Masaniello della lirica. Io non faccio parte di quella generazione di persone che si accontentano e del voler sopravvivere. Io sono nella politica del fare, e a me l'idea di guardi maestro, ora vediamo, ora facciamo, ora ne sentiamo, non appartiene alla mia politica. Io ho sempre lottato, e il Festival dei Teatri di Pietre, che è giunta alla 6ª edizione, ne è la testimonianza. Ossia, se noi ci mettiamo in testa una cosa, se il maestro Costa si mette in testa una cosa, questa cosa la fa. Benissimo. In questa nostra terra abbiamo operato una vera e propria rivoluzione culturale, e lo posso dire ormai ad alta voce, perché dopo 10 anni di attività del coro siciliano, dopo 6 anni di festival dei teatri di pietra, abbiamo fatto la cosiddetta opera di decentramento culturale, che è così bella come parole, però noi l'abbiamo fatto veramente nei fatti, portando l'opera lirica in piccoli centri, in piccoli borghi, veramente cercando di fare innamorare il pubblico di questo nostro mestiere che è. Perfetto, sono costretto a chiudere con lei, perché ora mandiamo qualche minuto al coro. Io mi congratulo, sono orgoglioso di avere parlato con uno che porta avanti questo discorso, e soprattutto è fondamentale quello che dice lei, questa parola ti può gonfiare, ma il decentramento culturale in campo operistico è anche innanzitutto sì un'operazione culturale, ma una grande e meravigliosa
azione è un atto d'amore ed è bellissimo, esatto, per questa terra. Esatto. Francesco, per esatto, questo mi congratulo, la ringrazio, la saluto e ci diamo appuntamento alle prossime volte. Grazie. Ora chiuso, chiuso con lei, mandiamo grazie un paio di minuti del coro, che se non vado errato è Rigoletto. Grazie e complimenti ancora. Grazie, grazie a voi.